Molti produttori, non so se ce ne sono qui, dicono: io ho fatto una scelta nella mia azienda, mi sono messo a produrre prodotti di nicchia. Ma va la malora, la nicchia. Io nella nicchia ho sempre visto dei cadaverini nelle chiese. Ma cosa, ma devi essere orgoglioso che hai fatto il prodotto di nicchia? Poi la nicchia cosa ti risolve? Ti risolve niente, perché una volta che hai esaurito quei quattro che hanno i soldi, gli altri no. Noi abbiamo bisogno di un sistema alimentare più equo, dove magari portiamo avanti un po' più di morigeratezza nei consumi, va bene? Ritorniamo alla stagionalità e non pretendiamo la frutta che arriva dall'altra parte del mondo e consuma tanta di quella CO2 e ci mettono dentro tutti i conservanti che ingeriamo, un po' più di ritorno alla stagionalità e alla produzione locale. Magari entriamo anche in connessione con forme di comunità di supporto ai contadini, compriamo prima il prodotto, cioè organizziamo i gruppi di acquisto solidale. Queste cose stanno nascendo nel mondo. Forza! Se dobbiamo fare questa resistenza, si fa con questi sistemi qui e ci garantiremo di mangiare meglio. Perché guardate, due cose dobbiamo dire in maniera molto chiara. Quando vedete che un hamburger di McDonald's o certe cose che vendono del cibo spazzatura costa poco, non lasciatevi intortare, perché quel vino, quel prodotto lì costa molto, ma molto di più che il prodotto biologico di qualità, perché ha quei costi che in economia si chiamano esternalità negative, che nessuno conta, perché se poi dopo devi andare dal medico e il sistema sanitario deve pagare perché hai mangiato quello che hai mangiato, questo qui è esternalità negativa. Se c'è la produzione di CO2, esternalità negativa. Se c'è la distruzione del paesaggio, è esternalità negativa. Mettete tutto assieme. Allora vedrete quanto costa poco quel cibo. Costa carissimo, lo paghiamo in un'altra forma. Mentre viceversa, organizzarsi, lavorare, costruire un rapporto diretto da coproduttori, ritornando alla stagionalità e ai prodotti di territorio, ci può rendere partecipi di una nuova avventura che ci farà anche risparmiare. Ma quello che più conta ci farà stare meglio, ci ritornerà a dare quello che gli antichi chiamavano il respiro della vita. Il respiro della vita è il metabolismo. Guardate, poeti, filosofi parlavano del respiro della vita, il respiro della vita nostro in armonia con quello della terra. Molto semplice. Io mangio, digerisco, trasformo, consegno la terra. L'atto più democratico del mondo. Chi non lo fa, male per lui. La terra mangia, trasforma e ci dà il cibo. Nel momento in cui io pretendo che il metabolismo della terra vada più veloce per produrre di più e per sprecare di più, e io invece continuo ad avere, sono in sofferenza, ma una sofferenza psicologica, fisica. Noi oggi siamo in sofferenza nel vedere il nostro paesaggio deturbato, siamo in sofferenza nel vedere la carenza di acqua, siamo in sofferenza a vedere che volta per volta ci levano i beni comuni e privatizzano tutto. Noi dobbiamo rivendicare di ricostruire forme di beni comuni, di tornare ad avere una socialità diversa. E anche qui, molti dicono: e cosa facciamo? Ma il movimento operaio ci ha dato degli esempi straordinari, straordinari. Le società di mutuo soccorso, le cooperative, ma andiamo più là, le partecipanze agrarie, erano forme di commons, di beni comuni, la gente si metteva insieme, aveva l'orgoglio di costruire questo. Noi dobbiamo ricostruire spazi di beni comuni e dobbiamo anche incominciare a concepire che anche la forma stessa della nostra distribuzione, del nostro rapporto con gli altri, deve trovare forme nuove che coesistono con le altre. Per esempio, voi sapete che il rapporto finanziario o tra le persone, dello scambio, oggi ha due grandi famiglie. Io sono per mantenerla, ma nello stesso tempo insisto, e con me insistono molti nel mondo, che
bisogna studiare e rafforzare una terza forma di scambio. Vedete, signore, lo scambio lineare, cioè, prego, lo scambio lineare. Io do una cosa a te e tu me la dai a me. O in forma di baratto, o in forma di soldi, l'equivalente, scambio lineare. Va bene. Poi c'è lo scambio gratuito. Io, quello che viene chiamata nel mondo anglosassone la charity, faccio una carità, nulla più è dovuto. Esatto. C'è una terza forma, la reciprocità. Noi dobbiamo ricostruire la reciprocità. Il dono gratuito che io faccio a te, aspetto che tu me lo restituisca rispetto a quello che puoi, non pari rispetto a... oppure che lo dai a me. La reciprocità è questo, e in piccole dosi, coproduttori, reciprocità, rispetto per l'ambiente, un passo per costruire il nuovo umanesimo. Piccole cose, non abbiamo bisogno di grandi idee e non abbiamo neanche bisogno di rinnegare se ce n'erano quelle buone, ma perché? Rimettiamo in sesto queste cose, rimettiamo in sesto e riproduciamo quella che è l'energia rinnovabile e assolutamente pulita di cui questo paese ha bisogno. Guardate, noi abbiamo un gran bisogno di una energia rinnovabile e pulita. Non pensate a solare, il buon senso. Ma ne abbiamo un bisogno da morire, il buon senso, buon senso. E nel buon senso c'è anche l'uso del territorio, c'è anche l'uso del territorio, perché partendo da un processo virtuoso che è quello di produrre energia solare, che è giusto, noi stiamo vedendo che tante parti del nostro paese, nelle mie Langhe, le stanno mettendo su terreni fertili. Noi abbiamo cementificato questo paese negli ultimi 20 anni, un'area equivalente al Lazio e all'Abruzzo messi assieme. Dal 1990 ad oggi. Lazio e Abruzzo, cemento. Poi ce lo siamo divisi dappertutto e lì ce n'è per tutti. Ce n'è per tutti. Sbaglia chi vede solo la politica in questo. Siamo anche noi. Perché non pagando i contadini, noi siamo la fonte primaria di questa situazione. La fonte primaria. E lo stesso succede con i pannelli fotovoltaici. Non mi paghi, arriva uno e mi dice ti metto 30 giornate piemontesi, 100 ettari di pannelli voltaici, ti pago anche una percentuale, ma perché io devo piantare le melanzane? Ma perché devo piantare le melanzane? Ci troveremo pieni di cemento e di pannelli voltaici e ci mancheranno le melanzane. Avremo una classe giovanile che saprà tutto del computer e dell'arte di comunicare. Che università fai? Tutti ormai fanno comunicazione. Tutta la comunicazione. Ma noi mangeremo melanzane, non computer. Mangeremo patate, pomodori. Ecco allora, una cosa che è giusto, e con questo concludo, che tutti sappiano, e che tutti siano coscienti e che tutti diventino resistenti, convinti e determinati. Bene, io vengo dalle Langhe piemontesi, il simbolo del nostro paese. Se io volessi fare promozione, guardate, non c'è trippa per i gatti, Tartufo d'Alba, Tagliarin, Vitello Tornato, Barolo, Barbaresco, ecco. Se siete convinti che il Barolo lo facciano ancora i piemontesi, siete fuori dal mondo. Il Barolo lo fanno 10.000 macedoni. Nelle vigne ci sono i macedoni e sono bravissimi e potano in maniera straordinaria. Non si dà da potare una vigna di Barolo se uno non è capace. È difficile potare il vigneto di Nebbiolo. Sono bravissimi e si sono integrati nella nostra realtà. Non facciamo la figura vergognosa di Rosarno, che Dio l'abbia in gloria, questi mentecatti, dove tutti, dal parroco al sindaco, sapevano la vergogna di avere 1.000 persone trattate in quel modo. Siamo andati a finire sui giornali, nelle televisioni di tutto il mondo,
E poi parliamo di Made in Italy, il Made in Italy basato sullo sfruttamento di quella gente. Lo stesso vale a casa vostra, lo sapete che i bergamini adesso qui dalle vostre parti hanno il turbante? Lo sapete che le vacche del parmigiano reggiano e del grana padano sono in mano a 6.000 indiani? E qualcuno pensa che nella Val d'Aosta la pregiata fontina la facciano i valdostani? Ma siete fuori del mondo! I valdostani o hanno impianti di risalita o alberghi. La fontina la fanno i magrebini. Allora io dico una cosa per tutte: o noi abbiamo l'orgoglio, la forza, la civiltà di dire che questi sono i nostri nuovi contadini, i nostri nuovi fratelli, e come tali li trattiamo, e come tali siamo riconoscenti, altrimenti questa logica perversa che noi dobbiamo solo godere del Made in Italy e non rispettare questa gente qui non è giusto. Buono, pulito e giusto. La qualità alimentare si caratterizza con queste tre cose. La bontà, perché ci mancherebbe ancora che devo mangiare. Io sono cresciuto con tanti amici che facevano il biologico e però era cattivo. Allora io assaggiavo sto vino biologico e dicevo: ma come fai a bere questo? E l'altro mi diceva: ma è biologico, ma bevilo tutti, ma la fanno buono, la bontà è buona, punto e basta. È biologica due volte più buona. Va bene? Buono, pulito, perché qualsiasi produzione non deve distruggere il medio ambiente, gli ecosistemi, deve rispettarli. Non posso implementare produzioni intensive che distruggono falde acquifere e paesaggio e territorio. Giusto, perché bisogna pagare bene i contadini, di qualsiasi colore abbiano la pelle, perché noi ci salveranno i contadini. Ci salveranno.